Mi limito soltanto a presentare i partecipanti alla prima sessione dei lavori, che saranno coordinati da Pierpaolo Sanfilippo, che è ordinario di diritto commerciale all'Università di Catania, e con la presenza del professor Enrico Ginevra, che è ordinario di diritto commerciale dell'Università di Bergamo, e di Giorgio San Giorgio, che è dottore commercialista a Catania, già presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Buon lavoro. Grazie consigliere, anche il mio ringraziamento personale per l'invito dell'OCE, questa iniziativa di confronto e di crescita comune nel dibattito. Entro subito in medias res anche per non sottrarre tempo ai relatori. La sessione inizia col tema più generale degli assetti di governance delle società, degli enti collettivi. Quando quindi questi enti sono, come si dice, in bonis, quindi la vita ordinaria dell'impresa collettiva e societaria. Abbiamo scelto in particolare di soffermarci sul tema della governance societaria, anche perché è presente un'altra sessione domani che approfondirà alcuni profili, ma qualche legame, mi consentirete comunque di sottolinearlo. È a tutti noto, questo è un tema non di oggi, è il tema degli assetti. All'inizio del millennio si è sviluppato, come è a tutti noto, anzitutto con la disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche, i modelli organizzativi, il decreto 231 appunto ha impegnato anzitutto gli interpreti sulla ricerca dei modelli, dei presidi atti a ridurre il rischio di compimento di reati, disciplina che, come a tutti noto, ha avuto un'espansione notevole, coprendo un'ampia parte dei precetti penali che sono a copertura di quelli civilistici e quindi anche della normativa societaria. È a tutti noto come l'evoluzione sia poi passata, sempre all'inizio del secolo, con la riforma organica delle società di capitali e con la specificazione degli obblighi del Consiglio di amministrazione in ordine alla valutazione degli assetti, alla cura che i delegati devono rispetto agli assetti stessi e alla vigilanza da parte dell'organo di controllo, che non deve limitarsi alla vigilanza in astratto, ma deve anche, come recita il codice, verificare il concreto funzionamento degli assetti una volta che ne sia stata valutata l'idoneità. In questo contesto, il codice della crisi, come dire, dà risposta a un'esigenza di concretezza del tema. Il tema degli assetti, soprattutto al giurista, meno all'aziendalista, richiama una clausola generale che quindi ha bisogno di essere riempita nei contenuti e come per teoria generale le clausole generali possono così vedere un contemperamento tra i principi generali dell'ordinamento legati a un criterio ordinante che non può che essere il criterio di proporzionalità, rispetto alla natura dell'impresa, proporzionalità rispetto alle dimensioni dell'impresa. E qui appunto vengono in rilievo le declinazioni di questo convegno. La natura dell'impresa può incidere sugli assetti, sulla loro qualità, sull'elevazione degli stessi? Una risposta che può essere diversificata rispetto a quelle delle società, ancorché, come a tutti noto, gli enti del primo libro del Codice Civile hanno visto un fenomeno di societarizzazione con la disciplina degli enti no profit e quindi un avvicinamento alle categorie del diritto delle società.
richiamavo il modello del decreto 231, anche la 231 è stata richiamata nella disciplina degli enti non profit. C'è un avvicinamento tra i due mondi che invece tradizionalmente sono rimasti separati. Quindi sembra molto felice questa scelta di accostare il tema delle società a quella degli enti collettivi. Ma non si può affrontare il tema degli enti collettivi se non prima si affronta e ci si riflette sui temi societari. Dicevo clausola generale, ma clausola generale ha bisogno di concretizzazione. Ecco, il codice della crisi si può dire che in effetti dà una risposta che però impegnerà gli interpreti e la giurisprudenza nel verificare come declinare questi modelli concreti. Tutti noto che l'articolo 3 del codice individua gli obiettivi che gli assetti devono vedere e fra questi anche disporre da parte della società delle informazioni atte al funzionamento della cosiddetta lista di controllo e al test pratico di risanabilità che è utile ai fini della composizione negoziata della crisi. Queste indicazioni che sono state specificate, come noto, in un decreto dirigenziale del 2021 cominciano a dare risposta a questa esigenza di concretezza. In che cosa consistono gli assetti? Il test pratico pone a confronto il debito da servire e i flussi a supporto del debito. Ecco, sono materie su cui il giurista, in effetti, anche il giuscommercialista, in effetti, ha solcato meno, ma che adesso, appunto, la stessa disciplina reclama un'attenzione. E sicuramente il contributo del dottor San Giorgio su questo sarà decisivo. Il ruolo centrale, naturalmente, rimane, il sistema lo attribuisce agli amministratori. E se possiamo vedere l'onda lunga dell'ordinamento, in effetti vi è uno spostamento evidente e marcato delle competenze dai soci agli amministratori. Agli amministratori viene attribuito la competenza in ordine alla istituzione degli assetti, che quindi è sottratta alla disponibilità dei soci, le risorse necessarie, questo è un tema aperto, quali risorse devono essere attribuite per la realizzazione di idonei presidi, ad esempio per la rilevazione tempestiva di una situazione di crisi o di una situazione di squilibrio, quali risorse devono essere attribuite a competenza degli amministratori e non dei soci. Nel momento in cui poi gli assetti rilevino anche una situazione di crisi e bisognerà intervenire e scegliere quale strumento appunto avviare, ancora una volta saranno gli amministratori e non i soci a disporre della scelta. Addirittura, è una sessione credo successiva dedicata a questo tema, l'articolo 120 bis che è stato introdotto nell'ultimo decreto della scorsa estate ha sottratto in via esclusiva, attribuendo agli amministratori la competenza in ordine alla scelta dello strumento e anche delle modificazioni statutarie che dovessero essere necessarie, ad esempio per un risanamento finanziario dell'impresa stessa. Quindi certamente una svolta, e il professore Mirone iniziava dicendo il diritto della crisi, se ne parla da decenni, gli specialisti, è un tema certamente non di oggi, ma si può anche dire che dall'estate scorsa il sistema ha virato in maniera decisa, destrutturando uno dei pilastri del diritto societario, sottraendo competenze fondamentali in ordine agli assetti statutari e anche alle operazioni straordinarie ai soci. Perché? Perché all'evidenza il dovere di istituire gli assetti deve anche vedere il conseguente dovere di intervenire tempestivamente. Non si può lasciare ai soci, e questa è la scelta, spazi per ostruzionismo. La scelta del nostro legislatore, per la verità, è stata particolarmente radicale, non è presente
in altri ordinamenti, è una scelta che in radice esclude la possibilità dell'ostruzionismo, ma è tema della sessione successiva. Naturalmente il dovere di istituire gli assetti pone un interrogativo. Se gli amministratori, un consiglio di amministrazione deve fissare i modelli, si tratta di comprendere qual è il grado di formalizzazione di questi assetti. Occorre o no una delibera del consiglio di amministrazione che specificatamente appunto declini gli assetti, o è sufficiente che gli assetti in concreto siano realizzati? È un interrogativo che viene all'esame anche della giurisprudenza, e non sempre le decisioni in merito sono univoche, e si apre il tema ad esempio del controllo giudiziario sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2409, che è uno strumento, si potrebbe dire, formidabile di reazione alla violazione dei doveri sulla istituzione degli assetti. Però l'interrogativo è: l'intervento nel controllo giudiziario fino a quel punto può tener conto del requisito della potenzialità del danno per poter appunto provvedere in ordine al controllo giudiziario? Certamente si potrebbe qui, ma ragionando per così dire a voce alta, pensare che una volta che l'ordinamento fissa il dovere di istituire gli assetti al fine di consentire la tempestiva rilevazione di una situazione di crisi, si potrebbe ritenere che per ciò stesso non aver istituito assetti idonei costituisce un danno, un potenziale danno per la società. Quindi, come direbbero i giuristi, è in re ipsa la violazione del dovere di istituire gli assetti, in re ipsa potrebbe determinare una potenziale del danno. Ma rimane l'interrogativo se vi sia o meno un obbligo di formalizzazione. Naturalmente questo tema è un tema ampio, forse occorrerebbe un intero convegno, e non basterebbe un intero convegno per poterlo trattare. Gli assetti richiama il tema degli assetti statutari, societari, come sono strutturate, come articolato l'organo di amministrazione, se è pluripersonale o monocratico, se essendo pluripersonale sono previste delle deleghe, se è previsto un comitato esecutivo, se sono previsti dei comitati interni e così via. Queste scelte statutarie rientrano nel dovere di istituzione degli assetti, e quindi gli amministratori che vedono un'incongruità degli assetti statutari, ad esempio dell'articolazione dell'organo di amministrazione, debbono intervenire e proporre almeno ai soci una modificazione statutaria congrua per realizzare assetti adeguati, o invece non rientra nel dovere di istituire gli assetti? Anche questo è un tema, è un interrogativo che rimane aperto. Naturalmente un ruolo fondamentale di monitoraggio è dato all'organo di controllo, non fosse altro per gli obblighi di segnalazione che, come è noto, il codice impone ove vi siano i presupposti, ad esempio per avviare la composizione negoziata della crisi. Come è noto, i sindaci hanno il dovere di segnalare e porre un termine agli amministratori per provvedere al riguardo. E quindi il ruolo del controllo è un ruolo che rimane centrale e che va declinato, e su questo, ecco, direi, lascerei senz'altro la parola al dottor San Giorgio per focalizzare i profili operativi in qualche misura, quindi questa esigenza di concretezza, come dicevo all'inizio, degli assetti, e anche questa clausola generale dell'adeguatezza come può declinarsi nella realtà operativa delle società. Grazie. Grazie, mi sia consentito però anche un velocissimo ringraziamento anch'io, forse la mia qualità di ex presidente, di past president dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, ringrazio anch'io l'OCI, l'Ordine dei Commercialisti Esperti Contabili di Catania, l'Ordine degli Avvocati di Catania e la SAF Sicilia per l'invito che mi hanno rivolto a intervenire all'incontro di oggi come relatore. Dopo
ho partecipato all'organizzazione dei due dei quattro convegni che sono stati ricordati prima, nel 2018 e nel 2021, soprattutto nel 2021 ricordo una partecipazione, un'organizzazione molto travagliata, ancora in piena pandemia, ci siamo lanciati nell'organizzazione, eravamo qui ma eravamo nel chiostro all'esterno, c'erano problemi di contatti, poi alla fine il risultato è stato, credo, straordinario. L'argomento di questa nostra prima sessione ritengo sia un argomento di grandissima rilevanza per i professionisti, avvocati e commercialisti, cioè si parla di assetti organizzativi, assetti societari nella fase ordinaria della vita dell'impresa, in sostanza è la fase più importante, cioè la fase in cui devono essere istituiti questi assetti, adeguati assetti organizzativi e societari per raggiungere l'obiettivo principale, che è quello di una corretta gestione dell'impresa, perché quello è l'obiettivo primario, è il momento in cui questi assetti saranno adeguati, saranno in condizione di adempiere a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2086, dall'articolo 3 del codice della crisi, cioè di rilevare tempestivamente i segnali di crisi e l'eventuale perdita della continuità aziendale, e quindi per consentire agli amministratori di attivarsi senza indugio per porre rimedio. In realtà gli assetti organizzativi, come è stato accennato anche dal professore Sanfilippo, se all'interno del codice civile se ne parla da una ventina d'anni, già dalla riforma del 2003, dall'articolo 2381 che parla di adeguati assetti organizzativi a cura degli organi delegati da valutare da parte del Consiglio di amministrazione, l'articolo 2403 che riguarda il collegio sindacale, il dovere di vigilanza e il dovere di vigilare sui principi di corretta amministrazione, quindi torniamo a questo principio di correttezza, la corretta gestione dell'impresa, e in particolare sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e sul suo concreto funzionamento. Quindi già questa consapevolezza di un controllo non teorico ma estremamente concreto proprio già esiste già da un po'. Io, il mio pensiero va anche al 2428 che parla di relazione sulla gestione, nei contenuti della relazione sulla gestione ci sono diversi spunti che già questa nuova filosofia, questo nuovo approccio, mi riferisco al paragrafo sull'evoluzione prevedibile della gestione, mi riferisco soprattutto all'obbligo da parte degli amministratori di evidenziare rischi e incertezze a cui è esposta la società. Questo è un passaggio fondamentale perché in realtà col codice della crisi è innegabile che tutto questo sistema c'è stata un'accelerazione che è avvenuta naturalmente. Ricordava il professore Sanfilippo, ha fatto più volte riferimento al decreto legislativo 231 del 2001, al modello organizzativo, in realtà esiste appunto dal 2001, ma in realtà forse per una decina d'anni è stato sottovalutato, probabilmente è stato anche utilizzato male, ma da qualche anno a questa parte, da diversi anni a questa parte, è cresciuta la consapevolezza nel mondo delle imprese dell'importanza dell'adottare il modello organizzativo previsto dalla 231 del 2001, e non solo per raggiungere l'obiettivo di limitare la responsabilità amministrativa degli enti, ma proprio con la consapevolezza della utilità di questo modello, perché ti costringe proprio a formalizzare. Pierpaolo, poco fa tu facevi riferimento alla formalizzazione. In genere prima era un timore l'adozione del modello perché ti costringeva a formalizzare procedure, processi. In realtà quello che colgo io è che invece da qualche anno a questa parte si sta cogliendo proprio questo lo si vede come un grande vantaggio, e ripeto, non solo con riferimento alla limitazione della responsabilità. Quindi dicevo, col codice della crisi c'è stata sicuramente un'accelerazione a tutto questo, è stato rafforzato ulteriormente il valore dell'organizzazione aziendale, esce ulteriormente rafforzato, ma quello che colgo io, come accennavo prima, qualcosa che va a braccetto con l'organizzazione aziendale è la cultura dei rischi, cioè proprio l'esigenza di individuare, mappare, cioè individuare tutti i rischi a cui è esposta l'impresa, perché proprio in questa è l'ottica di prevenire eventuali problematiche, solo conoscendo eventualmente il problema. E quando parlo di rischi, l'articolo 1428 fa riferimento a alcune tipologie, ma ciascuna realtà aziendale ha i propri rischi, ti costringe ad esaminare proprio l'essenza della tua attività. E quando parlo di rischi non posso fare a meno di pensare in senso lato
trasformato, penso anche al rischio climatico, che sembrava una cosa assurda, ma basti pensare ciò che è accaduto 3 settimane fa in Emilia Romagna, cioè, oppure, ahimè, nella nostra zona il rischio sismico, cioè è chiaro che non si può prevenire, ma certamente si può fare tanto per prevederne i possibili effetti e già possibilmente, qualora dovesse mai verificarsi, avere già individuato delle possibili azioni di rimedio. Oppure il rischio informatico, cioè per dirne un'altra, dove da poco a Sirevi ha anche pubblicato una lista di controllo, è anche un altro ambito estremamente delicato, dove probabilmente bisogna vigilare, bisogna porre particolare attenzione, perché dietro un apparente rischio che sembra lontanissimo, è un rischio a cui sono esposte tutte le, o quasi tutte le società, e non soltanto per problemi di sicurezza di dati, per la perdita di dati, ma anche basti pensare a tutto ciò che sta accadendo nel mondo intelligenza artificiale. Bisogna cercare di trasformarle in opportunità. Anche il rischio ambientale in questo senso. Un'altra problematica che sembrava lontanissima, le problematiche ISG, che sembrava di parlare di aria fritta sino a pochi anni fa, si è resi conto che non è assolutamente così, che viceversa è una grandissima opportunità. Si sta rendendo conto nei rapporti bancari, nei rapporti con la pubblica amministrazione, quanto è importante. Questi assetti organizzativi, amministrativi e contabili non sono definiti. Allora, a livello di definizione, mi fa piacere quantomeno per un senso di appartenenza, anche perché credo che sia abbastanza riconosciuto, fa riferimento alle nostre norme di comportamento nel collegio sindacale delle società non quotate, che sia nella versione attualmente vigente, che è quella del 2021, ma già dal 2015 comunque si preoccupavano di dettare le norme di comportamento per il collegio sindacale, e in particolare nel caso che ci occupa, sulla vigilanza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile. E viene data una definizione di assetto organizzativo che sicuramente va tenuta in considerazione a norma la 3.5, al di là della definizione, però fondamentalmente, perché dice delle cose apparentemente banali, cioè l'esistenza di un organigramma, di un funzionigramma, ma leggendo ogni parola ha un suo peso, soprattutto nella separazione tra funzione esecutiva e funzione di controllo, che rappresenta, direi, la condizione elementare per un corretto funzionamento dell'assetto organizzativo. Chiaramente, come è stato ricordato dal professore San Filippo, quindi stiamo parlando in termini generali, ma c'è un problema di adeguatezza alla natura, alla dimensione dell'impresa, lo diciamo una volta e poi non diciamo più, perché poi probabilmente istituire un assetto eccessivo è un po' come il principio di prudenza: sbaglierei, immobilizzerei, bloccherei la mia società, direi inutilmente. Quindi comunque c'è sempre da guardare a questo aspetto. Ma in questa definizione degli assetti amministrativi e contabili si evidenzia quello che secondo me è un altro concetto fondamentale alla base degli assetti organizzativi, che è la gestione dei flussi informativi, la circolazione dei flussi informativi, anche qui adeguando il concetto alla natura e alla dimensione dell'impresa, evidentemente, è fondamentale, dal controllo di primo livello al controllo di secondo livello, al consiglio di amministrazione, all'organismo di vigilanza se nominato, al collegio sindacale. È fondamentale, questi flussi informativi, le informazioni devono essere corrette, complete, dice il nostro Consiglio nazionale giustamente, corrette e soprattutto tempestive. Quindi proprio io credo che una delle parti più delicate e più importanti sia proprio la gestione dei flussi informativi. Quantomeno le informazioni dobbiamo averle, poi c'è il problema di chi deve valutarle e poi prendere decisioni, ma quantomeno dobbiamo averle. Quindi, quando così definito è più o meno l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, quando possiamo definirli adeguati? A parte il riferimento all'articolo 3, che poi vedremo da qui a qualche secondo, dal punto di vista aziendalistico, io, forse per la mia matrice, ritengo che l'assetto contabile sia fondamentale. Cioè l'assetto contabile è la base, dobbiamo darlo per scontato, un assetto contabile adeguato, strutturato, che sia in grado di fornire, perché da lì provengono i dati che serviranno per fare tutto ciò che deve essere fatto. Quindi un assetto contabile adeguato significa fornire i dati per poter avere i dati a consuntivo, per redigere il bilancio esercizio, ma così come i vari bilanci infrannuali che io sono chiamato a redigere, confrontando gli scostamenti con gli anni precedenti, e fornire i dati anche per l'attività, non solo per l'analisi a consuntivo, ma anche a preventivo, cioè che questa l'ottica è già da tempo c'è e che il codice della crisi sottolinea tanto, cioè utilizzare i dati e guardare
il passato, perché è fondamentale, non può non esaminare adeguatamente i dati a consuntivo, che è la storia. Le previsioni sono previsioni e come tale c'è il rischio di sbagliare, ma devi assolutamente lavorare in questa direzione. Quindi la redazione di un budget, cioè le previsioni a breve termine, una pianificazione strategica, diciamo a 3 anni, 5 anni, probabilmente non di più, perché se lo faccio a più di 5 anni diventa un libro dei sogni sganciato alla realtà, ma la previsione è questa. Lo sforzo e la necessità di dover effettuare queste previsioni dal punto di vista economico e dal punto di vista finanziario. Quindi non c'è un obbligo codificato di un budget di tesoreria, un budget finanziario, ma dovrebbe esserci, più o meno strutturato, più o meno semplice, ma l'imprenditore deve essere in condizioni di sapere se è in grado, se la sua entità aziendale è in grado di continuare la propria attività attraverso la copertura, il sostenimento del pagamento dei debiti, quantomeno nell'ottica di 12 mesi, quantomeno. Poi chiaramente le strutture a livello di controllo e di gestione possono essere ovviamente molto molto più ricche, però certamente ciascuna delle società adotterà un'analisi i propri indici di bilancio, a parte di natura patrimoniale, economico, finanziaria, sa in questa analisi quali sono le criticità più rilevanti. Io credo che anche gli indici, gli ex indicatori della crisi, di fatto mai entrati in vigore, elaborati dal nostro Consiglio nazionale, sono gli indici di riferimento. Le banche lo utilizzano, li utilizzano per verificare lo stato di salute della società, quantomeno per verificarne in termini generali e possibilmente, se c'è qualcosa che non va su quegli indici, parlo di quegli indici semplici che sono l'incidenza, vado a memoria, non i finanziari sul fatturato, l'indice di liquidità primaria, attività breve su passività breve, l'incidenza dell'indebitamento tributario e previdenziale sul totale attivo. Se c'è qualche indice che non funziona, le banche già ti classificano allo stadio 2, stage 2, rimani sempre in bonus, ma vai sotto osservazione. Quindi comunque è un'analisi che devono essere fatte. Chiaramente i sistemi possono essere molto più complessi, soprattutto la periodicità di questi esami. Di questo punto di vista credo che il professore Ginevra ci tratterrà, così come sulla qualche parola in più sugli aspetti contabili. Sulla periodicità dipende dalla situazione chiaramente che si affronta. Assetti organizzativi. Gli assetti societari, come è stato ricordato prima, sono altrettanto importanti per garantire, ho attivato il timer così mi rendo conto di quanto manca, gli assetti societari sono altrettanto importanti per garantire stabilità alla nostra società, alla nostra impresa. E qui penso addirittura, io partirei proprio dallo statuto, cioè lo SUD dovrebbe cercare di evitare a monte situazioni di stallo e quindi prevedendo nell'ambito delle categorie di azioni, possibilmente in base ai rapporti, il voto determinante, il voto plurimo, piuttosto che i diritti particolari del socio in ambito SRL. Per quanto riguarda l'organo amministrativo, certo, le piccole realtà spesso hanno l'organo, l'amministratore unico, ma già salendo un po' di livello sicuramente è opportuno un organo collegiale, un consiglio di amministrazione che abbia al suo interno anche diverse professionalità, la figura dell'amministratore indipendente che può apportare le professionalità specifiche, anche se chiaramente il passaggio più delicato è la nomina degli amministratori delegati e la determinazione dei poteri in delega. È lì che si gioca la partita più importante, perché poi l'amministratore o gli amministratori delegati saranno coloro i quali che saranno chiamati a gestire, conoscono e gestiranno la società. Non a caso sono loro che devono curare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, mentre devono riferire al Consiglio che deve procedere ad una valutazione. L'organo di controllo, è stato ricordato, svolge sicuramente un ruolo importantissimo. Finalmente, oserei dire, è entrato in vigore i nuovi limiti del 2477, quindi in questi mesi stiamo assistendo alle assemblee che approvano i bilanci 2022 con i nuovi parametri sensibilmente più ridotti rispetto a quelli precedenti, i 4 milioni di attivo, i 4 milioni di ricavi e i 20 milioni di organico medio. Sono molte società
che sono state obbligate, per cui basta superare uno di questi parametri per due esercizi consecutivi, quindi si è allargata questa platea. Ora vedremo quello che accadrà, perché io ricordo bene che il 16 dicembre del 2019, che era la data in cui doveva entrare in vigore questa norma, qualcuno se l'è guato, qualcun altro meno. All'epoca io, da presidente dell'ordine, interloquendo anche con la sezione, con la quarta sezione, di fatto c'era il grandissimo timore di come gestire questa massa di mancate nomine, perché la norma prevede, come sappiamo, che se entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio non viene nominato l'organo di controllo, provvede il tribunale su segnalazione del conservatore del registro dell'impresa o da chiunque altro. E già alcune camere di commercio stavano provvedendo e c'erano numeri impressionanti, migliaia di casi. Quindi ora vedremo adesso cosa accadrà. Le soglie poi sono state leggermente aumentate, come è noto, ma tutto ciò avrà sicuramente un impatto. Questi adeguati assetti, così definiti più o meno, così immaginati, e ribadisco, a mio avviso la formalizzazione per Paolo è assolutamente importante e determinante, tranne forse nelle realtà più piccole. È fondamentale che ci sia un comportamento molto severo da questo punto di vista, in termini di verbalizzazioni dei consigli di amministrazione, in termini però di livello proprio sostanziale di processi, procedure, come dicevo prima, la identificazione delle responsabilità e del potere decisionale. Per quanto riguarda le finalità e gli assetti, la ricordo molto velocemente: l'articolo 3 del codice della crisi, come nota a tutti, è andato oltre, cioè l'ultima versione attuale ci dice esattamente che questo assetto, l'assetto organizzativo amministrativo contabile, per essere adeguato deve almeno fornire una serie di informazioni, deve essere in grado di rilevare l'eventuale squilibrio di carattere patrimoniale, economico e finanziario. Quindi non mi soffermo, non ho il tempo su ciascuna di queste parole, anche sugli assetti patrimoniali si potrebbe dire tanto. Ha ragione per Paolo, ci vorrebbe forse una giornata, non basterebbe, perché dietro ciascuna di queste parole bisogna dare dei contenuti. Comunque l'assetto deve riuscire a rilevare eventuali squilibri, deve verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno a 12 mesi, deve rilevare i segnali di crisi previsti al comma 4, che sono i segnali collegati al pagamento di retribuzioni, fornitori, rapporti bancari e i rapporti con creditori pubblici qualificati, agenzie entrate riscossione, INPS e INAIL. Sono dei segnali di crisi. Evidentemente ricordo a me stesso che il superamento di uno di questi non vuol dire nulla, ma potrebbe voler dire anche tanto, cioè non vuol dire automaticamente crisi, ma chiaramente dovrebbe attivare determinati meccanismi. E gli stessi assetti dovrebbero fornire le informazioni, mi ha ricordato prima, le informazioni per poter compilare il test pratico di risanamento. Un test pratico, come dice la stessa parola, è un calcolo abbastanza immediato: ammontare del debito, ristrutturare fratto i flussi di cassa liberi da poter mettere al servizio del debito. In base all'ammontare, all'indice che viene fuori, c'è un indicatore importante. Così come trovo altrettanto interessante le informazioni contenute nella lista di controllo particolareggiata, perché lì sono quattro fasi, se non ricordo male, e anche lì la prima fase riguarda proprio i requisiti organizzativi aziendali, cioè la prima riflessione e l'analisi riguarda i requisiti organizzativi. Poi si passa all'analisi della situazione della società, si passa all'analisi delle cause della crisi e le azioni di rimedio, per poi arrivare alle prospettive economico-finanziarie. Io mi dà 19 secondi alla scadenza del termine che mi è stato assegnato, spero di essere riuscito a cogliere. Un ringraziamento al dottor San Giorgio, perché ha toccato alcuni profili, sia pure rapidamente nel tempo che ci era consentito, per dare concretezza a questa clausola, e la sua sola stessa esposizione apre una serie di problemi interpretativi e applicativi che naturalmente impegneranno tutti i professionisti della crisi d'impresa e gli studiosi
nel trovare modelli e soluzioni. Mi è sembrato particolarmente interessante il richiamo al tema della tutela dell'ambiente, perché, come a tutti noto, gli assetti adeguati non sono semplicemente soltanto per la rilevazione tempestiva della crisi, ma anche ovviamente in relazione anche all'oggetto sociale e quali sono gli obiettivi dell'impresa. E c'è un tema, diciamo, sul dibattito sull'ESG, sulla sostenibilità dell'impresa, e l'interrogativo allora ritorna: in quale misura devono essere destinate risorse alla creazione di presidi idonei perché si possa rilevare mancata attuazione dell'obiettivo dell'impresa sostenibile. E qui naturalmente ritorna il criterio di proporzionalità, è stata richiamata la dimensione. È chiaro che un eccesso di risorse non destinate agli assetti vedrebbe paradossalmente la violazione del dovere. L'assetto deve essere adeguato naturalmente in relazione alle risorse disponibili e anche, direi, al perseguimento della funzione produttiva. Si tratta anche di verificare laddove l'ente, ma non è in un'altra sessione se ne tratterà, l'ente è un ente non lucrativo, se in che misura possa essere preteso lo stesso livello di destinazione di risorse e anche eventualmente a scapito del perseguimento dell'interesse generale da parte dell'ente stesso. Quindi tematiche certamente che aprono però a un altro tema a cui mi rivolgerei al professor Ginevra, cioè al tema dello squilibrio patrimoniale. È noto che tra gli obiettivi indicati dall'articolo 3 del codice della crisi che gli assetti devono poter conseguire vi è anche quella dell'idoneità a rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale. Ritorna il tema della sottocapitalizzazione, un tema antico del diritto societario, al momento della Costituzione, quali mezzi propri debbono essere destinati per l'avvio di un'iniziativa societaria. La domanda però che giro è impegnativa, però che sicuramente il professor Ginevra potrà in qualche misura delineare un quadro di soluzioni possibili, e se il richiamo allo squilibrio patrimoniale come elemento che deve essere rilevabile con assetti adeguati possa dirci in che misura ci sia una necessità, un dovere di adeguatezza del patrimonio, quantomeno del patrimonio netto, all'oggetto sociale, al perseguimento dell'attività così come definita nello statuto. Un altro tema che appunto le riflessioni del dottor San Giorgio richiamano sono quelle degli assetti contabili. Gli assetti contabili e soprattutto l'informazione in ordine alla sostenibilità del debito nell'arco dei 12 mesi, questo arco temporale. Allora la domanda che ci si pone è: l'articolo 2381, come a tutti noto, nel Consiglio di amministrazione prevede relazioni almeno semestrali sull'andamento della gestione. L'interrogativo che ci si può porre è se la cadenza periodica di questa informazione contabile specifica sulla sostenibilità del debito annuale debba avere una periodicità diversa. Ma lascio ovviamente al professore Ginevra questo interrogativo non semplice. Un altro tema, ecco perché occorrerebbe un convegno intero, è quello dell'ambito di esenzione della responsabilità della insindacabilità giudiziale, la cosiddetta business judgment rule, per le scelte gestorie degli amministratori. Se la scelta o le scelte in ordine alla istituzione degli assetti debbono o meno rientrare in quest'area di esenzione della discrezionalità degli amministratori, che non consente, salvo ipotesi di conflitto di interessi o di irrazionalità delle scelte o di carenza assoluta di istruttoria, di poter declinare una responsabilità dell'amministratore. È un tema molto dibattuto che tocca anche profili di teoria generale. Quindi con piacere do la parola al collega su questi temi. Grazie Pierpaolo. Naturalmente ringrazio l'OCI per
avermi invitato su gentile sollecitazione del collega Pier Paolo. Io sono molto affezionato a Catania perché, nonostante compare nella mia carta e nella presentazione del convegno Università di Bergamo, io sono di Caltanissetta e quindi torno evidentemente molto, molto volentieri a casa. E poi in particolare qui a Catania ho passato periodi di studio importanti e molto piacevoli. Dunque, cercherò di toccare questi argomenti di cui ha parlato adesso il professor San Filippo, cercando di andare avanti rispetto al quadro fatto poco fa dal dottor San Giorgio in relazione agli assetti, cioè andando avanti verso la crisi e occupandomi quindi più specificamente degli assetti come toccati dal codice della crisi. Sappiamo che questa materia, appunto, che fino a poco tempo fa era non tanto considerata, è diventata sempre più attuale proprio col codice della crisi, è diventata definitivamente fondamentale. Credo che sia importante precisare alcuni punti, da un lato per un po' passare dalle parole al concreto, dall'altro lato per evitare il problema opposto, cioè evitare di vincolare l'imprenditore a oltre misura. Quindi, diciamo, da un lato c'è un problema di evitare le vuote parole, dall'altro lato, consentitemi, le catene eccessive. L'articolo 3, comma 2, dà un'indicazione precisa. Mentre il 2086 dice che questi assetti devono servire anche a rilevare tempestivamente la crisi, l'articolo 2 si concentra su questo, si concentra sul fatto che in particolare gli assetti, per quanto riguarda la disciplina della crisi, devono servire proprio a questo, devono servire a fare in modo che ci si renda conto in modo tempestivo della crisi. Questo perché sappiamo il sistema del nuovo codice della crisi è quello che cerca di anticipare il più possibile questa consapevolezza per evitare che si arrivi alla crisi vera e propria, e quindi per porre in essere quegli strumenti tipici o atipici, strumenti diciamo propri in questo senso o strumenti invece creati alla prassi per ricondurre l'impresa verso una dimensione fisiologica. Ebbene, questo articolo 3 non soltanto al comma 2 appunto individua in questo modo specifico la funzione degli assetti, sento un po' di torno, senza suono, se puoi spegnere. Non soltanto individua in questo modo la funzione specifica degli assetti, ma anche poi va avanti e nel comma 3 tipizza gli assetti in questa prospettiva, cioè quei provvedimenti che devono servire a rilevare tempestivamente la crisi. E come un po' ci siamo detti, questa tipizzazione avviene su tre fronti, cioè occorre che questi strumenti devono consentire di rilevare gli squilibri sia di carattere economico-finanziario sia di carattere patrimoniale. Stiamo attenti che questo O patrimoniale è importante, perché quindi non soltanto quelli di carattere finanziario ma anche quelli di carattere patrimoniale, rilevare, verificare la sostenibilità del debito, ma noi sappiamo che la crisi consiste proprio nella previsione che il debito non sarà sostenibile nell'anno, quindi ci mancherebbe altro, ricavare i dati per la lista di controllo particolareggiata e il test pratico per la ragione della perseguità, quindi ci muoviamo lì nella dimensione della composizione negoziata. Quali sono quindi questi assetti che consentono questo tipo di risultati? È chiaro che possiamo elencare gli strumenti contabili soliti, perché dagli strumenti contabili noti certamente ricaviamo gli squilibri economico-finanziari e patrimoniali e non sostenibilità del debito. Forse, come un po' si diceva prima, è diventato adesso più attuale, più rilevante che in passato
il documento prospettico, no? Il budget, in questo, nel caso in particolare della sostenibilità del debito, il budget di tesoreria, è diventato un documento imprescindibile per riuscire a capire se il controllo che è presupposto dell'articolo 2 in relazione alla crisi è positivo o negativo. Ma il problema reale è evidentemente non quali sono questi documenti, ma quando devono essere approntati questi documenti e con quale cadenza temporale, perché l'impresa si accorga tempestivamente di quello che sta succedendo, del fatto che c'è uno squilibrio, del fatto che c'è la possibilità che non si paghino i debiti, occorre che se ne accorga per tempo. E allora arriviamo al primo punto che prima toccava per Paolo, cioè è sufficiente rifarsi alle previsioni del codice che alla fine prevedono una cadenza minima annuale, perché gli assetti in fondo, se nulla succede, in base al 2381 dovrebbero essere verificati ogni anno, valutati ogni anno, anche se sappiamo che però il consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato fa il suo report nei confronti del consiglio d'amministrazione ogni 6 mesi, e quindi potremmo dire ogni 6 mesi. Ecco, io credo che il tema dell'articolo 3 è proprio questo, cioè il fatto che dai strumenti fisiologici e dalla temporalità fisiologica emerga l'esistenza di uno dei fatti tipicamente previsti dall'articolo 3,3 comporta un'alterazione della normale cadenza temporale per rilevare la situazione della società. E cioè nel momento in cui l'impresa, la società si rende conto che dai documenti che conosciamo, inseriamoci pure il budget di tesoreria, forse come documento a questo punto un po' necessario, quantomeno ogni 6 mesi, viene fuori che c'è uno squilibrio o che c'è un problema finanziario, ecco che a quel punto probabilmente queste norme ci dicono che non si può continuare a seguire lo stesso tipo di sistema, lo stesso regime, quello della fisiologia. Occorre accelerare, occorre che il consiglio d'amministrazione, quella funzione che ha di valutare gli assetti e quella funzione che l'amministratore delegato ha di curare gli assetti, e venga a essere realizzata con una periodicità molto più frequente. Quindi abbiamo questo primo passaggio importante. In fondo a me sembra che quello che ci dice questo articolo 3, comma 3 del codice della crisi, è proprio questo. Cioè, in fondo istituisce una twilight zone, una zona d'ombra che assume rilevanza formale ai fini degli obblighi degli amministratori. Non c'è più una distinzione fra fisiologia da una parte e crisi dall'altra, ma c'è una zona in cui si è rilevato che esistono degli squilibri, e questi squilibri a qualcosa devono servire. Cioè dire abbiamo trovato che ci sono degli squilibri, andiamo avanti lo stesso con la solita cadenza, significa dire che rilevare questi squilibri ex articolo 3 non serve assolutamente a niente, è come se fosse un gioco. Perché due sono le cose: o si dice che rilevare lo squilibrio serve a rilevare in sé la crisi, ma questo non è possibile, perché noi sappiamo che la crisi è soltanto quella che si verifica tipicamente quando si rileva l'impossibilità, l'improbabilità prospettica del pagamento dei debiti nell'anno. Ma allora a che serve dire che gli assetti devono servire a rilevare lo squilibrio? Non anche nell'ipotesi in cui da questo squilibrio non emerga un'incapacità finanziaria. Serve per dire siamo in uno stato di allerta. In questo stato la società deve fare qualcosa, gli organi devono attivarsi diversamente da come si attivano normalmente. Questo non significa, dall'altra parte, a mio giudizio, che si attiva una fase di continuativo monitoraggio, cioè che il monitoraggio passa da un anno, 6 mesi a
15 giorni. Anche perché se noi guardiamo alle previsioni del test pratico di risanabilità, in quelle previsioni sì che è previsto che ci deve essere il monitoraggio continuo, ma allora se il monitoraggio continuo è previsto quando c'è un piano di risanamento, questo vuol dire che è previsto soltanto laddove il piano di risanamento è a quel punto necessario. Però è chiaro che il consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato, non si può a quel punto affidare alle cadenze ordinarie. Dunque, da un lato questo vuol dire che i segnali di squilibrio non sono evidenze di crisi, perché la crisi potrebbe ancora non esserci, perché tutti noi viviamo realtà imprenditoriali nelle quali capita che si cada in una situazione di squilibrio, ma quella situazione di squilibrio è una situazione determinata da fatti contingenti e la società si riprende, oppure capita che si riprenda non da sola ma attraverso degli strumenti più blandi, per così dire, rispetto a quelli previsti dal codice della crisi. Dall'altro lato non sono evidenze di crisi, ma sono situazioni che tipicamente comportano la necessità di un attivarsi da parte del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, ovviamente. Posto questo quadro, due domande vengo a porre. Una, se in questa twilight zone dobbiamo allora immaginare che in questo periodo maggiormente cadenzato ci siano dei documenti speciali, oltre che quelli fisiologicamente programmati da parte dell'impresa, quindi cambia anche dal punto di vista contenutistico, non soltanto dal punto di vista temporale, l'obbligo contabile, insomma, degli amministratori. Il secondo è quali sono i rapporti fra questa twilight zone e la probabilità di crisi di cui parla la norma sulla composizione negoziata, se stiamo dicendo che questa situazione descritta all'articolo 3,3 è probabilità di crisi oppure qualcosa di diverso. Allora, dal primo punto di vista, che la società nel momento in cui si trovi in una situazione di squilibrio economico, finanziario e o patrimoniale possa tranquillamente rimanere così, mi sembra di doverlo negare, e posto che appunto se è tipizzato lo squilibrio vuol dire che è una situazione anomala, e d'altra parte esiste sempre l'articolo 2086 in generale che dice che gli assetti non devono solo servire a rilevare la crisi, ma devono servire a far andare avanti bene l'impresa. Quindi se l'amministrazione rileva che c'è una situazione di squilibrio, quello che deve fare è cercare di capire come uscire dalla situazione di squilibrio quand'anche giudichi di non essere in crisi. Ecco, ma da questo punto di vista la domanda che mi è stata anche posta per la verità in termini concreti in una vicenda professionale è: ma questo significa che, per esempio, quando sono arrivati i segnali di cui al comma 4, quindi quando è arrivata una segnalazione dell'esistenza di uno scaduto da parte della banca o da parte dell'agenzia delle entrate, sappiamo che è uno scaduto molto molto basso, quello previsto dal legislatore. Allora, questo di per sé significa che occorre un onere di attivazione particolarmente importante, quale quello, mi è stato detto, di elaborare un budget pluriennale perché si attesti specificamente l'uscita dell'impresa dal debito? Cioè, se tale impresa ha un debito IVA strutturale, per così dire, cioè si trova in una situazione di o rottamazione o rateazione IVA, per dire cose immediate, il budget pluriennale deve essere previsto nel senso di dover avere un orizzonte temporale tale da uscire del tutto da questo squilibrio segnalato oppure no? Ecco, io non arriverei a questo eccesso. Io credo che l'impresa in questa situazione deve elaborare effettivamente un budget, perché deve a questo punto cercare di formalizzare la decisione su come ritiene di poter uscire dallo squilibrio. Che poi questo budget abbia un orizzonte particolarmente lontano oppure semplicemente abbia un minimo di orizzonte che faccia capire il trend di ripresa,
mi pare che possa essere assolutamente sufficiente la seconda opzione. Squilibrio patrimoniale. Qui c'è scritto rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario. Questo vuol dire che lo squilibrio patrimoniale non va bene. Questo vuol dire che per il codice della crisi lo squilibrio patrimoniale è qualcosa che deve essere rilevato. Perché cosa? Perché poi le parti si stringano le mani e dicono siamo in situazione di squilibrio, ma tanto non c'è nessuna norma che dica altro. Evidentemente no, lo squilibrio patrimoniale è indicato dal legislatore come situazione di, in cui la società non si trova nella situazione in cui dovrebbe trovarsi, mettiamola così, e quindi deve in qualche modo essere curato. Questo non significa necessariamente che si possa riprendere la tesi del capitale adeguato, perché la tesi del capitale adeguato è una tesi sul capitale nell'ambito del patrimonio, è una tesi rileva non tanto a livello di obbligo della società quanto a livello di valida conformazione dell'organizzazione, quindi che dice che addirittura se non c'è il capitale adeguato non puoi costituire la società o la devi sciogliere. Quindi certamente non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del fatto se l'adeguatezza del capitale o del patrimonio è qualcosa di storto che deve essere riparato. A mio giudizio questa norma, per lo stesso fatto che prevede e tipizza questo squilibrio patrimoniale come situazione anomala, implica il fatto che dal punto di vista patrimoniale, anche se non necessariamente sul piano della congruità del capitale in senso stretto, l'eventuale squilibrio patrimoniale deve essere riparato. Una società sottopatrimonializzata, magari non sottocapitalizzata ma sottopatrimonializzata, è una società che deve correre ai ripari. I rapporti con la probabilità di crisi. Noi sappiamo che la probabilità di crisi, in base all'articolo 13, è, cioè che l'articolo 13 tipizza la probabilità di crisi, cioè la probabilità della probabilità, no? La probabilità che sia probabile il mancato pagamento dei debiti nell'anno. Quindi è chiaro che si tratta di un'anticipazione particolarmente importante ed è evidente che la definizione non è la stessa definizione dell'articolo 3,3, quindi non coincide con quella twilight zone di cui stavamo parlando. Però sappiamo anche che l'imprenditore che è in composizione negoziata, che accede alla composizione negoziata, certamente potrebbe non essere in crisi. Sappiamo perché ci sono alcune norme che proprio danno rilevanza alle situazioni di crisi per segnare il passaggio degli obblighi dell'imprenditore da una situazione in cui può, mi pare dica l'articolo 14, può agire senza danneggiare ingiustamente i creditori, e quindi una situazione in cui si attiva un tipo di comportamento analogo a quello della fisiologia, alla situazione invece diversa in cui quando accerta che addirittura in situazione di insolvenza deve agire nel mero interesse dei creditori, e in mezzo c'è lo stato di crisi in cui deve preoccuparsi dell'interesse dei creditori. Dunque la probabilità di crisi della composizione negoziata, se non è la twilight zone, è contenuta all'interno della twilight zone probabilmente, cioè è una situazione in cui si può trovare quell'imprenditore che si trova in situazione di squilibrio. È una situazione in cui l'imprenditore può avere interesse a reagire a quella situazione di squilibrio anziché con gli strumenti atipici, con strumenti di gestione tranquilla, anziché con gli strumenti di regolazione della crisi,
con lo strumento della negoziazione nei confronti dei creditori. Quindi quando crede che la riparazione della possibile crisi può avvenire in modo morbido attraverso un colloquio, un contatto con i creditori. Poi che questo funzioni o non funzioni, credo tutti stiamo sperimentando quanto questa composizione negoziata in realtà abbiamo bisogno di un forte rodaggio, e quindi spesso viene attivata quando l'imprenditore in realtà probabilmente è in una fase troppo avanzata, ma appunto non c'è tempo per approfondire questo. Ho ancora un po', sì. Parliamo della responsabilità. Dunque, se l'amministratore non adempie al dovere di assetti, è responsabile. Cosa vuol dire se l'amministratore non adempie al dovere di assetti, è responsabile? Si sta un po' affermando in modo piuttosto largo l'idea che la responsabilità degli amministratori per l'inadempimento al dovere di assetti concerne in sé l'istituzione degli assetti, il fatto di definire degli assetti, ma non l'inadeguatezza degli assetti. Cioè, quando si parla di giudicare se questi assetti siano o meno adeguati, a quel punto opera la business judgment rule, che, come dire, è difficilissimo riuscire a contestare a un amministratore la circostanza di non aver misurato adeguatamente questi assetti, definito in modo corretto questi assetti. Allora, io non sono d'accordo con questa impostazione, anche se per carità è un'impostazione il cui equilibrio è in qualche modo comprensibile. Io credo che il codice della crisi fa un passo avanti nella direzione che è difficile riuscire a dire che l'amministratore è responsabile soltanto quando non li ha istituiti, proprio perché in fondo si può dire che la legge sta tipizzando, quantomeno dal punto di vista della rilevazione della crisi, il comportamento della definizione adeguata degli assetti. Quindi questi obblighi dell'amministratore stanno per diventare degli obblighi specifici, e la violazione degli obblighi specifici da parte dell'amministratore, da sempre, secondo una categorizzazione molto in voga, comporta una responsabilità dell'amministratore nei confronti della quale non è immaginabile applicare il principio della business judgment rule. In realtà però il punto sta un po' a monte, e cioè: cosa c'è dietro la previsione degli assetti in generale, soprattutto nel codice della crisi? Se c'è dietro la cura di un interesse dei terzi creditori, cioè se c'è dietro una preoccupazione di conservazione dell'integrità economica, finanziaria, patrimoniale dell'impresa, anche nell'interesse dei terzi, o se c'è dietro invece l'idea di una speciale cura dell'efficienza produttiva dell'impresa. Io ritengo, ho scritto, il discorso è lungo per approfondirlo, che sia la prima, l'istanza che sta sotto. Se posso dirlo in due parole, il ragionamento è questo, e cioè, scusate, stiamo assistendo ormai da tanti anni a un processo globale tale per cui la tenuta del sistema non è più affidata al modello proprietario del socio che controlla l'amministratore e quindi è di garanzia rispetto ai terzi con questo suo controllo. Perché? Ma perché nella stessa efficientizzazione del sistema che ha dato sempre più poteri agli amministratori. Dando poteri agli amministratori, la riforma del diritto societario del 2003 da questo punto di vista dà un estremo potere agli amministratori, questo riduce evidentemente potere di comando del socio, ma contemporaneamente non può non responsabilizzare maggiormente gli amministratori. Quindi la responsabilizzazione nel sistema è passata dai soci agli amministratori, quindi si è allargata la responsabilizzazione degli amministratori nei confronti dei terzi. Questo è quello che c'è sotto. È chiaro che si tratta di un discorso complesso che richiama principi particolarmente di vertice che non si può approfondire, ma è un discorso secondo me molto forte. Basta così, e poi faccio un altro giro. Grazie.
il professore Ginevra per aver voluto dare o tentare una risposta a questi interrogativi, che naturalmente sono interrogativi che ci impegneranno nei prossimi anni. Il primo punto, mi sembra interessante questa sottolineatura, cioè i flussi informativi, quelli periodici che il delegato ad esempio deve, come è noto, al Consiglio di amministrazione, vanno conformati in relazione agli squilibri rilevati, quindi è ben possibile che le informazioni contabili devono essere strutturate diversamente. Un principio di adeguatezza, appunto di proporzionalità alla situazione data, lo impone. Certamente mi sembra interessante questo sottolineare che non è sufficiente modificare l'impianto informativo, seppure contabile, ad esempio sulla sostenibilità del debito nell'anno, o occorre promuovere delle azioni in discontinuità rispetto all'andamento che rileva uno squilibrio. Non è sufficiente rilevarlo, ovviamente, e su questa, sull'idoneità dell'azione in discontinuità, ritorna il tema della sindacabilità o meno sulla gestione. Certamente occorre una istruttoria completa e si è sempre il limite delle scelte irragionevoli. Per quanto riguarda lo squilibrio patrimoniale, certamente io non volevo essere un richiamo alla tesi della sottocapitalizzazione, ma certamente il richiamo allo squilibrio patrimoniale va declinato ancora una volta secondo un criterio di proporzionalità. È lo stesso codice della crisi che individua come obiettivo dell'assetto adeguato il poter rilevare lo squilibrio di carattere patrimoniale rapportato alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore. Quindi mi sembra fondamentale rapportarlo all'oggetto sociale e come questo poi viene in realtà declinato. Quindi anche qui un criterio di proporzionalità. Ma vorrei introdurre un tema che sempre riguarda uno degli obiettivi degli assetti adeguati, che sono appunto declinati dal comma 3 dell'articolo 3, cioè quello della possibilità, grazie all'assetto, di verificare non solo la sostenibilità dei debiti di cui sino adesso si è parlato, ma anche delle prospettive di continuità aziendale, sempre nell'arco dei 12 mesi. Ritorna questa accezione della continuità aziendale che, come è noto, il codice vede ad esempio come criterio per valutare le poste di bilancio la valutazione alla stregua della continuità aziendale, le stesse vanno iscritte. Continuità aziendale, un giurista, ci perdonerà il dottor San Giorgio, ma poi ci dirà, potrebbe indicarsi come l'accezione di continuità aziendale, come quella capacità dell'impresa a continuare a svolgere la propria attività in un futuro prevedibile, non necessariamente nei 12 mesi, ma in un arco temporale. Il tema però è un tema che si lega alla responsabilità e si lega eventualmente a un obbligo specifico. In particolare, il dibattito che è aperto è se la perdita di continuità aziendale costituisca una causa di scioglimento della società come impossibilità di attuare l'oggetto sociale, quindi ai sensi, come è noto, del numero 2 del 2484. È evidente che, ove così fosse, vi sarebbe un obbligo specifico agli adempimenti dell'apertura della liquidazione con le responsabilità conseguenti. Quindi si supererebbe il tema della business judgment rule, della insindacabilità nel merito gestorio, ma se viene violato un obbligo specifico, che è quello di provvedere al superamento della perdita di continuità aziendale, ovvero, se non vi sono rimedi salvifici, di aprire la liquidazione, scatterebbe la responsabilità per violazione dell'obbligo di gestione conservativa. Questo potrebbe essere un tema operativo particolarmente interessante. Come dire, l'obiezione, ma giro ai nostri relatori questo dubbio, che certamente non è facile da sciogliere, l'obiezione potrebbe essere quella che tra le cause di scioglimento il codice della crisi, almeno per le società di capitali, prevede solo l'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata,
oltre a naturalmente confermare la perdita del capitale. La perdita della continuità aziendale non necessariamente passa dall'apertura di una di queste procedure, ma naturalmente lascio al dottor San Giorgio questo tema. Sì, partendo dall'ultima affermazione, mi sento di condividere: la perdita della continuità aziendale non vuol dire crisi aziendale. Perché potrei fare un esempio immediato, anche tra l'altro sto proprio pensando a una fattispecie concreta: una società assolutamente sana, con i conti in regola, con un bilancio 2022 con un utile d'esercizio consistente, con un equilibrio patrimoniale e finanziario, ma se si trova a operare in un mercato particolare, magari un po' più ristretto, e quindi può succedere che per qualche motivo dovesse perdere, non viene rinnovato il contratto con un principale cliente che magari produce il 70% del fatturato, e per la tipologia di mercato in cui opera non è in condizioni quella società di sostituire quel cliente con un altro, e non è neanche in condizioni di poter dimensionare la propria attività su quel 30%, 30-40% residuo in termini di costi fissi. Abbiamo il caso di una società assolutamente sana che però perde la continuità aziendale. A quel punto, senza voler anticipare conclusioni, l'organo amministrativo non può che prendere atto di questa situazione e non può che, a mio avviso, proporre la messa in liquidazione della società. Una liquidazione volontaria, in bonis, assolutamente non in crisi. Ci sarà possibilmente, anzi, una assegnazione ai soci, un riparto finale in sede di liquidazione volontaria, ma la società non è più in condizioni di proseguire la propria attività. La definizione che davi tu inizialmente io la sottoscrivo: di fatto è la capacità della società, dell'azienda, di proseguire la propria attività. Che la continuità aziendale è un concetto tipicamente appunto nella scienza aziendalistica, poi di fatto è mutuata nel codice civile o nel codice della crisi adesso. Io da Gino Zappi in avanti c'è: l'azienda è un istituto destinato a perdurare, a durare nel tempo, direi a tempo indeterminato. Solo che poi l'azienda ha un suo ciclo di vita, nasce, si sviluppa, poi ha una fase di declino, per cui deve essere continuamente monitorata la capacità dell'azienda di continuare a svolgere la propria attività. Come sappiamo, in sede di redazione del bilancio d'esercizio, anzi è un postulato del bilancio d'esercizio, è uno degli elementi principali da porre a base della redazione del bilancio, la verifica dell'esistenza e della continuità aziendale. Il 2400 bis, comma 1 numero 1, parla proprio, cioè rinvia che la valutazione delle voci di bilancio deve avvenire nella prospettiva di continuazione dell'attività. Io applico il 2426, valuto le poste in una prospettiva di continuazione dell'attività. Qualora non fossi in questa prospettiva, cambia il mondo. Cambia il mondo, cambia il criterio poi di redazione del bilancio, non c'è più non è un'entità in funzionamento, ma entro in un'ottica appunto liquidatoria, per cui le immobilizzazioni non le valuto al costo storico ma al valore di realizzo. Se ho dei crediti per imposte anticipate viene meno, non posso più avere la possibilità di recuperare tale possibilità, e quindi devo adottare un criterio diverso. Quindi il codice civile prevede questo, c'è un principio contabile che è l'OIC 11, ma anche IAS 1 in ambito di principi contabili internazionali, ribadiscono proprio che un'attività che il redattore del bilancio deve effettuare, una verifica deve essere effettuata. Verificare la esistenza o meno della continuità aziendale, la permanenza o meno, ma di più devi andare anche a verificare qualcosa che magari io potrei avere la continuità aziendale, ma potrei rilevare delle incertezze significative, delle incertezze che a quel punto io, torniamo un po' al discorso dei segnali di crisi, potrei avere qualche elemento che mi fa dubitare, però al termine di un processo di valutazione potrei dire: no, permane la continuità aziendale, mantengo invariati i criteri di valutazione e vado avanti, però ho l'obbligo di un'adeguata informativa indicando proprio le incertezze significative e i motivi, diciamo, evidenziando le azioni già poste in essere o da porre in essere da parte degli amministratori per superare queste incertezze. Diciamo che questa verifica è una delle verifiche più importanti anche da parte dell'organo di controllo o da parte del revisore, l'esistenza, perché è il principio base del bilancio. In effetti in alcuni casi
è una verifica facile, perché se un'azienda, a parte il caso che dicevo prima, se un'azienda ha i conti a posto, opera in un mercato stabile, ha una situazione equilibrata, è una verifica probabilmente immediata. Ma ci sono tante situazioni invece che richiedono un approfondimento. Giusto per dare uno spunto in più, un riferimento nostro, cioè da parte di chi opera sia come consulente che come componente di organo di controllo, come revisore, c'è un principio di revisione che è l'UM LISA 570, che anzi è di lettura interessante, perché fa una serie di esemplificazioni, ci fornisce una serie di indicazioni, una serie di indicatori di natura finanziaria, ma di natura anche gestionale, o altri indicatori, ad esempio se io opero in un mercato regolamentato o dove una modifica normativa o una modifica regolamentare potrebbe compromettere la mia continuità aziendale. Quindi concludo dicendo, quindi poi il codice della crisi di fatto lo riprende, sia il secondo comma del 2086 che l'articolo 3, parla, anzi lo riprende anche nell'ottica dei 12 mesi, però come diceva secondo me correttamente il professore San Filippo, in realtà è almeno 12 mesi, cioè la previsione andrebbe fatta per un prevedibile arco temporale futuro, il futuro prevedibile di cui si parlava prima. Ringraziamo il professore, vediamo l'aspetto giuridico allora su questo tema. Credo che il punto che abbia senso sottolineare da questo punto di vista è quello dei rapporti fra questa materia e il danno risarcibile. Cerco di spiegarmi meglio. La continuità rilevante dal punto di vista della disciplina fallimentare è la continuità, non continuità finanziaria. Gli altri sono segni di squilibrio che possono portare lì. Mentre la continuità aziendale che conosciamo da tanto tempo prima in sede di bilancio è una nozione più ampia, no? Una nozione più ampia perché ha dentro la continuità economica. Questo un po' mi pare, è uno dei riflessi della circostanza che altre sono le cause di scioglimento della società, quindi altro è parlare di messa in liquidazione della società, altro è parlare di apertura della crisi. Cioè è possibile, sappiamo bene, che ci sia un'apertura della crisi che non passi da una messa in liquidazione della società. Quindi è possibile una situazione di non continuità finanziaria che comporti, che sia nell'ambito di una situazione di sopravvivenza della società. Allora questo rileva dal punto di vista dell'applicazione di alcune norme in tema di danno, in particolare la norma più immediata che viene in mente è il 2486, cioè guardando dal punto di vista della responsabilità dell'amministratore, come si fa a calcolare il danno dell'amministratore che non definisce gli assetti per riprendersi dalla situazione di squilibrio, eccetera? Possiamo applicare il ragionamento alla non continuità, lo stesso ragionamento che il 2486 applica all'esistenza di una causa di liquidazione? Probabilmente no. O diciamo che non continuità è impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, e allora a quel punto scatta il divieto di compiere nuove operazioni, di compiere attività non conservativa, e il danno può essere calcolato nella famosa differenza fra il momento della dichiarazione fallimentare e il momento successivo, il momento dell'esistenza di una causa di liquidazione e il momento successivo. Oppure diciamo che sono due cose diverse, e allora da un lato diciamo abbiamo un riferimento importante diverso rispetto al passato da cui calcolare il danno derivante da nuove operazioni, cioè l'amministratore che nonostante l'esistenza di una situazione di non continuità che gli assetti avrebbero dovuto rilevare continua a esercitare attività compiendo nuove operazioni, evidentemente responsabile per il passivo generato da quelle nuove operazioni.
allo stesso modo di come sarebbe responsabile per le nuove operazioni, scusate, io uso sempre il vecchio linguaggio del codice della causa di liquidazione. Dall'altro lato non possiamo applicare quella norma sul danno, perché quella norma sul danno è una norma strettamente legata alla liquidazione e mi pare difficile poterla legare alla nostra situazione se non passando, ripeto, da un'assimilazione di questa situazione a un'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, cosa che mi sembra, per la verità, non quantomeno, insomma sì, magari in concreto attuabile, ma non in termini generali e astratti. Se posso, proprio due parole, senza sottrarla all'altra sessione, ma proprio due parole su questo della continuità, perché è un tema operativo di grande rilievo. Ho la sensazione che individuare nel momento della rilevata perdita della continuità aziendale l'integrazione di per sé della causa di scioglimento significa un po' irrigidire il sistema, posto che l'articolo 120 bis attribuisce agli amministratori, e la prossima sessione vedremo ampiamente, il potere autonomo dalla volontà dei soci di determinare, di scegliere uno degli strumenti di regolazione delle crisi, fra cui vi è anche la possibilità della continuità indiretta, la scelta di proseguire l'attività con uno strumento di regolazione che apra al terzo che continui l'attività di impresa. Che questo invece lo debba fare il liquidatore, ecco, mi pone qualche dubbio, ma naturalmente la prossima sessione ci chiarirà anche questi profili. Grazie.